Buongiorno, buongiorno a tutti voi, come state? Spero bene. Noi qui a Colleferro non stiamo tanto, tanto bene, siamo tutti provati per quello che è successo, insomma, ormai se ne parla da domenica, quindi lo sappiamo tutti quello che è successo ed è proprio per questo che ho voluto fare questo video, proprio per spendere due parole, perché alcune volte si scrive, ma lo scritto non dà il senso vero della malinconia e della tristezza che abbiamo dentro qui a Colleferro, ma insomma credo che un po' dappertutto, perché dopo quello che è successo non si può che avere rabbia, amarezza, paura, soprattutto per chi ha figli come me, adolescenti. Tante cose brutte sono state dette, tante notizie che ho letto anche tra ieri sera, stamattina, cose veramente orribili, oscene, da parte anche di tante persone che non sanno nemmeno che cosa dicono, parlano senza attaccare il cervello. Quando ci sono queste disgrazie, alcune persone che hanno degli ideali particolari potrebbero e dovrebbero astenersi proprio dal parlare. Questo ragazzo che era uscito una sera con degli amici dopo il lavoro per passare una serata in allegria, come fanno tutti i ragazzi di quell'età, per divertirsi, per gioire. Anche perché era un ragazzo che aveva una certa responsabilità, aiutava la famiglia, andava al lavoro, faceva il cameriere, per cui era proprio uscito per un po' di svago, no? Un ragazzo a 21 anni già lavora, aveva, diciamo, delle idee abbastanza chiare su quello che voleva nella vita, però aveva questo momento, ha avuto questo momento di svago, come tutti i ragazzi il venerdì sera, il sabato, la domenica, insomma, fanno un po' di movida ed è giusto perché devono divertirsi, a quell'età c'è sola, dovrebbe esserci solo spensieratezza, gioia di vivere, allegria, eccetera, eccetera, invece ha trovato la morte. Ora ho sentito tante cose che mi hanno veramente infastidita. Voi sapete che io quando ho qualcosa che non mi quadra parlo, sono una persona che non riesce a tacere, voglio lanciare i miei messaggi, anche se servono poco questi messaggi, no? Perché possono arrivare a qualcuno, ci possiamo confrontare, ci possiamo dare un conforto l'un con l'altro, ma del resto queste sono parole al vento perché non si può cambiare il mondo, non si può cambiare nulla di quello che succede nel mondo, però è importante mandare dei messaggi, poi se arrivano, arrivano, altrimenti insomma resterà qualcosa, io spero. Questi ragazzi che sono, secondo me, delle bestie di Satana, io non oso nemmeno chiamarli ragazzi, credo che abbiano l'inferno dentro, abbiano una cattiveria, un'ira, un qualcosa che non appartiene a un essere umano, hanno il veleno dentro. Ho letto ieri sera degli articoli che mi hanno davvero infastidita, quando vengo a leggere, qualcuno ha detto venivano da brave famiglie. Ora ragazzi, io non posso dire, non posso accettare tutto questo. Perché? Perché il bravo ragazzo, quando è un adolescente, non entra e esce dalle caserme ogni venerdì, ogni sabato e i genitori devono andare lì a prenderli perché fomentano ire, fomentano cattiveria, razzismo e quant'altro. Quindi tu che sei un genitore, che hai un figlio adolescente, che ogni volta che esce ti chiamano i carabinieri perché fa dei danni, dovresti tenere tuo figlio a casa, fargli un bel lavaggio del cervello di come va la vita, di come non si discrimini nessuno, di come si è dei bravi ragazzi, perché questi bravi ragazzi, come li chiamate voi, da piccoli sono teppisti, da grandi sono delinquenti e fanno gravi danni. Io, se avessi un figlio con un atteggiamento spavaldo, con un atteggiamento negativo rispetto al prossimo, io da mamma, io lo porterei io al riformatorio, sarei io a portarcelo. Non dovrebbe dirmelo nessuno, perché crescere un ragazzo in una casa significa donargli educazione, donargli nozioni di vita positive, cose che possono portarlo ad essere un bravo ragazzo, un bravo uomo in futuro. Quindi non mi venite a dire che queste erano brave famiglie, perché dalle brave famiglie escono bravi ragazzi. È difficile che un ragazzo che vive in una famiglia dove si impartiscono lezioni di vita positive, dove non c'è nessuna forma di razzismo, non c'è nessuna forma di discriminazione, è difficile che possa nascere un ragazzo violento, un ragazzo predisposto ad uccidere.
È inutile che mi venite a dire queste baggianate, perché queste sono baggianate. Le famiglie in primis hanno il dovere di portare i ragazzi sulla retta via, come anche gli insegnanti, che nonostante tutto fanno un lavoro difficile, perché delle volte additiamo gli insegnanti come persone, cerchiamo sempre, diciamo, il pelo nell'uovo, ma non va assolutamente fatta questa cosa, perché un insegnante che soprattutto insegnano i ragazzi più grandi, no? Quelli del liceo, devono aver paura anche di fare qualche cosa di sbagliato, perché li aspettano per strada e non si può sapere quello che succede. Questo è il mondo di oggi. Un insegnante, qualsiasi persona che ha a che fare con queste bestie, deve aver paura. Quella sera c'è stato Willy lì, ma poteva esserci chiunque di noi. Quante volte passiamo in giro, magari qualcuno ci dà uno sguardo un po' cattivo e uno per rabbia dice: ma che guardi? Perché quella sera erano predisposti a fare danni. Potevo esserci anch'io, perché no? Passando lì, magari uno sguardo, una parola poco piacevole, e succedeva a chiunque. Hanno preso il ragazzo genuino, buono, con il sorriso, aveva... Questo ragazzo, dalle foto, avete visto che un sorriso splendido, degli occhi dolci, si vede quando uno è un bravo ragazzo, e ha incontrato la morte proprio per difendere un amico. Pensate che bontà d'animo, un altro sarebbe scappato, non si sarebbe soffermato lì. Ha incontrato la morte per aiutare un amico. E ho sentito tante cose, che questa cosa sia stata una forma di razzismo, non credo. E a questo punto ho visto anche, ho sentito anche delle interviste che sono state fatte sui giornali, e non è a sfondo di razzismo tutto questo. È capitato quel ragazzo, poteva capitare chiunque, non, assolutamente non è quello, non era quello l'intento. Ora ho letto un articolo stamattina, anzi veramente me l'ha fatto vedere mio figlio, sono rimasta inorridita, perché una famiglia di questi ragazzi avrebbe rilasciato una dichiarazione dove dicono, beh, tanto era solo un extracomunitario, era un nero. Io pregherei le forze dell'ordine, quando succedono queste cose, non facciamole passare così, senza fare nulla. Come si può dire una parola del genere? Come si può essere così razzisti, così animali? È per quello che io dico che alcune famiglie trasmettono solo cose negative ai figli, perché vedete poi qual è il risultato. Non hanno detto: mio figlio è un delinquente, deve marcire in galera, come è giusto che sia. Hanno detto semplicemente: tanto era un nero, era un extracomunitario. È una vergogna. Dovrebbero esserci delle leggi a riguardo. Queste forme di razzismo andrebbero punite legalmente, anche solo scritte su Facebook, anche solo anche per così, tanto per dirle, no? Anche qualche ragazzo che le dice tanto per fare lo spavaldo, dovrebbero essere punite legalmente, perché assolutamente tutto questo odio verso persone di colore, verso il razzismo vero e proprio. Ora, questo non è stato un omicidio a sfondo di razzismo, ma ora, dopo i commenti che si sentono dalle persone, alcune donne, anche ieri ho visto dei messaggi allucinanti, veramente. Poi ieri sera girava, ora non so se sono notizie fake, perché poi, tra l'altro, qui adesso si sta allargando tutto a macchia d'olio, non si sa se sono notizie vere, false, dove dicevano che bisogna difendere questi ragazzi perché sono ragazzi che vengono da famiglie serie, da famiglie, quindi dice bisognava organizzare una fiaccolata per questi ragazzi, per supportarli che si trovano in galera. Ora, questo non si può sentire, ragazzi. Anche la polizia postale dovrebbe risalire a chi è questo personaggio, donna, bambino, non si sa chi l'ha scritto, risalire a chi è e punirlo a dovere, perché non è possibile, ragazzi. Noi qui a Colleferro siamo tutti impauriti, siamo una comunità impaurita, addolorata, ma non solo Colleferro, Paliano, Artena, tutte queste cittadine. Mi dispiace solo che il nostro paese, che è Colleferro, venga citato per un fatto del genere. Non è stato citato per una cosa bella, per una manifestazione, per un qualcosa culturale che si faccia per i ragazzi. No, è stato additato e citato per una cosa gravissima, un omicidio dove quattro persone si sono accanite su un ragazzo,
l'hanno lasciato sull'asfalto morente. Quindi io credo che veramente non ci sia niente da aggiungere. Qualcosa da aggiungere ci sarebbe. Mi dispiace che questo video verrà un po' lungo, però fatemi parlare. Voi sapete come sono fatta. Queste cose devono essere prevenute, nel senso che questi ragazzi hanno cominciato a litigare in quei pub maledetti dove tutta Colleferro sappiamo che non sono dei pub giusti, non sono dei pub buoni dove un ragazzo può stare tranquillo. Lo sappiamo tutte le mamme. La cosa brutta è che io sarei la prima a partire, andare dai carabinieri, se ci fosse da mettere firme per farli chiudere, se ci fosse da fare qualcosa per aiutare la situazione, lo farei, ma c'è un senso di omertà che purtroppo non ci permette di prevenire alcune tragedie. È questo il problema. Lo sappiamo tutti che i ragazzi, purtroppo qui a Colleferro, una cittadina piccola, non hanno questi ragazzi tanti sfoghi, non ci sono discoteche, non c'è tanto divertimento. L'unica cosa, la movida che hanno, che si fa il venerdì, sabato e domenica, è proprio in quei pub dove si sono cominciati ad azzuffare lì. Poi lì ci sono stati solo spintoni, però io dico anche i gestori dei pub, voi vedete che alcuni ragazzi, non mi dite che non li vedono, perché guardiamo in faccia la realtà. Questi ragazzi che si stanno azzuffando, si stanno prendendo a spinte, dove c'è anche, mi è stato detto, dei vigilantes che dovrebbero sorvegliare un po' la zona, li ha visti fare a pugni, a schiaffi. Ora, schiaffi non portano a nulla, magari solo una scazzottata, però da quello schiaffo è partita una tragedia di quelle mai viste. Quindi questi pub dovrebbero essere rivisitati. L'alcol, quando un ragazzo è minorenne, l'alcol non gli deve essere dato, oppure anche se è maggiorenne, quando gliene hai dato uno di cocktail, non bisogna dargliene altri, perché anche l'alcol fomenta odio, non si è più sobri, non si ha più la capacità di intendere, di volere. Quindi già alcuni ragazzi sono predisposti a questo, ma quelli che hanno fatto questa cosa non erano ubriachi, erano drogati, che è ben diverso. Erano delinquenti, già li conoscevano tante persone per alcuni altri fatti, lasciati così a piedi libero. Diciamo che aspettavamo questa tragedia, non abbiamo fatto nulla, siamo tutti un po' colpevoli. Ora le bestie di Satana hanno fatto ciò che hanno fatto, però con il tacere siamo tutti colpevoli. Sappiamo che quei ragazzi già avevano fatto altre cose brutte, sappiamo che entravano e uscivano da galera. Sappiamo che non erano delle persone sane, perché queste persone che commettono questi atti, anche se pur di bullismo, no? Che sono blandi, non succede nulla, però perché lasciarli a piede libero? Lasciarli a piede libero significa poi far succedere esattamente quello che è successo, ed è una vergogna, perché ragazzi, quando questi ragazzi ora già sono in carcere, mi sembra di aver capito che sono a Re Bibbia. Le nostre carceri, ragazzi, non sono il braccio della morte, sono degli alberghi a 5 stelle. Non è vero che un carcerato abbia diritto ad una vita nobile all'interno delle prigioni. Ci sono dei reati. Per chi ha rubato una radio in una macchina, posso anche capirlo. Ha rubato, magari in quel momento. Posso capire anche chi ha rubato per fame. Posso capire dei reati piccoli. Ma chi è un pedofilo, chi uccide, chi fa queste cose? Bisogna metterli in isolamento senza nemmeno processo. Perché il processo, che cosa puoi andare a dire in un processo? Di che cosa puoi parlare? Che puoi dire che sono bravi ragazzi? Cioè, quale arringa puoi fare? Quali parole puoi spendere buone affinché possa scagionare dei vermi, delle bestie? Come si può? Su questo c'è anche un'altra piccola cosa che vorrei dire. La mia delusione sugli avvocati che stanno difendendo questo ragazzo. Ieri sera ho appreso la notizia dei nomi, che naturalmente non farò, ma ormai tutta Colleferro conosce. Sono un avvocato che è di fama qui nel nostro paese, è un avvocato di grande stima. Tra l'altro, il mio avvocato da sempre. La delusione è stata maggiore proprio per questo motivo. È stato ed è ancora il mio avvocato, per ogni cosa mi rivolgo a lui. Una bravissima persona, non posso dire cose brutte su di lui, però posso dire che sono molto, molto delusa. Questo posso dirlo, lasciatemelo dire perché
So che ognuno fa il proprio lavoro, però in alcuni casi c'è un limite. Non si possono difendere delle persone che hanno ucciso un ragazzo, hanno spento il sorriso di un ragazzo, di una famiglia ormai rovinata, distrutta, una famiglia che poteva essere chiunque, anche la nostra. Penso che un avvocato, prima di essere un avvocato, devi essere un genitore, un padre, un nonno, immedesimarsi in quella ferita che non si potrà mai rimarginare. Nessuna giustizia potrà ridare il figlio a quella mamma, nessuno. Io non oso immaginare che può avere quella donna al cuore. Che cosa possano pensare, che cosa po possano, come possono continuare la loro vita? Vita, chiamiamola così, continuare vita significa continuare solamente a respirare, secondo me, ma la vita non c'è più. Perché quando ti viene ucciso un figlio, quale vita? Di che vita stiamo parlando? Quindi io diciamo che mi soffermerei anche su questi avvocati che non dovrebbero accettare di difendere alcune bestie. Non so la legge cosa dice, a livello giuridico non so se un avvocato si possa rifiutare di assistere un cliente, chiamiamolo così. Non so che cosa dice la legge, però è veramente una cosa che non si può sentire. Così non sei dalla parte del cittadino, sei dalla parte di persone che hanno ucciso un ragazzo. È ingiustificato tutto, tutto. Ragazzi, il mondo sarebbe da resettarlo, no? Come si fa con i computer, con i telefonini, quando si inceppano un pochino, che cosa facciamo? Andiamo a resettarli e torna tutto come prima, li ripristiniamo. Il mondo sarebbe da fare questo, ripristinarlo da capo. Questi ragazzi tutti muscoli, tutti boriosi, tutti pieni di sé. I muscoli piacciono molto alle ragazze, piacciono questi ragazzi che hanno questa mania di grandezza. Io sono più forte dell'altro, io ho i muscoli, io sono palestrato. E le ragazze piace questa. Alle ragazze non piace un viso dolce come quello di Willy, con un sorriso dolce, con dei valori enormi, no? Che ha messo la sua vita a repentaglio e poi, altro che a repentaglio, si è fatto uccidere per difendere un amico. Queste persone non piacciono. Piacciono i bulli, piacciono i palestrati, piacciono i ragazzi pieni di sé. Questi stereotipi che la società ci impone per forza, ormai ci stanno inculcando in tutte le maniere di essere così. Ormai siamo fusi da tutto questo, non ne usciamo più fuori, soprattutto i ragazzi giovani che vedono questi una sorta di eroi, no? Perché non hanno paura di combattere, non hanno paura di uccidere. Ed è questo che mi spaventa più di tutto. Sono impaurita, sono delusa da tutto. Io fino a che mio figlio la sera non sento chiudere quella porta, ormai ho paura. L'avevo anche prima, vi dico la verità, non sono una persona molto tranquilla, però quando succedono queste cose c'è il terrore, perché può succedere a tutti, nessuno di noi è digiuno da queste cose, perché i ragazzi vanno in giro, vanno per i pub, ci sta magari uno sguardo che non va, cominciano a beccarsi, c'è sempre stato, però prima quando succedeva, quando ero giovane io, ci poteva stare la scazzottata, la tirata di capelli, no? Ma finiva lì. E questo invece adesso è una cosa incredibile, quella che sta succedendo adesso. Per cui io spero che questi ragazzi abbiano giustizia, gli auguro il peggio dalla vita. Io non sono una persona che augura cose brutte, assolutamente. Quando una persona mi fa del male, io la ignoro semplicemente. Però per chi fa questo, per chi ha tolto un figlio a una mamma, veramente gli auguro il peggio in quelle galere che dovrebbero diventare galere e non alberghi. Assolutamente, ci dovrebbe essere un esempio di galera per le persone che fanno questi reati gravissimi, atroci, non una volta alla settimana vedono i parenti, il telefono, la telefonata, no, questo no. Leggi più severe per quanto riguarda questi omicidi, questi fatti incredibili. Pregherei tutte le persone, i genitori, di non fomentare il razzismo, di portare questi ragazzi a ragionare, non inculchiamo in mente a quel nero, allora meritava questo, queste forme di razzismo. Io vi pregherei veramente di non insegnarle ai figli. Ai figli si insegna
La lealtà, il fatto di stare bene con tutti, di socializzare con tutti, non dire no, quello è un amico di colore, non devi frequentarlo, perché tante famiglie fanno anche questo. L'odio porta odio, fomentare odio significa solo rovinare una società e poi fare accadere queste cose. Alla base di tutto c'è la famiglia. Questo lo penso, lo ripeto fermamente, perché se un ragazzo viene da una famiglia dove c'è stata sempre un'educazione di interagire con tutti, siamo tutti amici e tutti fratelli, il ragazzo crescerà con delle nozioni di vita che saranno positive, non ci saranno più i teppistelli e soprattutto mi rivolgo alle ragazze, non guardate i muscoli, ragazze, perché poco vi portano, guardate il sorriso e gli occhi di un ragazzo. Quando un ragazzo ha gli occhi come quelli di Willy, allora vi potete fidare, dove c'è una trasparenza, c'è la lealtà di farsi uccidere per un amico. Non badate a questi aspetti fisici, a questi falsi stereotipi che non vi portano a nulla, veramente. Guardate il sorriso, guardate l'educazione, non vi fate ammaliare da questi fisici statuari palestrati che non vi portano da nessuna parte, portano solo guai e quant'altro. Veramente sono distrutta, siamo, è una comunità distrutta, non lo sono solo io. Colleferro è riconoscibile. Io sono uscita a fare la spesa, c'è un silenzio tombale, non si parla altro, non si parla d'altro, siamo a pezzi perché tutti noi potevamo essere la mamma di quel ragazzo, tutti noi, nessuno escluso. Quindi io pregherei veramente di farci un esame di coscienza, di non dire baggianate, scrivere cose che non stanno né in cielo né in terra, perché veramente sto leggendo delle cose assurde. Mi spiace che questo video è un po' lungo, però ho dovuto fare questa cosa perché non ce la posso fare se non dico quello che penso. Riflettiamo, ragazzi, riflettiamo tutti. E lì dove vediamo che un posto che è frequentato dai nostri figli non è un posto sano, cerchiamo di raccogliere firme, andiamo dai carabinieri, andiamo dalla polizia, cerchiamo di far luce. Non abbiamo questo senso di omertà che non ci porta a nulla se non a queste tragedie, veramente. Pregherei anche le forze dell'ordine il venerdì e sabato e domenica, dove si fa movida, dove i ragazzi escono un pochino di più, di controllarli. Le pattuglie per strada ci devono stare. Polizie e carabinieri devono esistere perché altrimenti è un mondo senza controlli. Cioè, non è possibile. Questi ragazzi non hanno tutti quanti l'educazione e tutti quanti il modo di stare sereni e tranquilli. C'è qualcuno che usa bullismo, qualcuno che purtroppo esce di casa con intenzioni brutte. Quindi vanno fermati. Non bisogna vivere senza controlli, perché poi succedono queste tragedie. Queste sono tragedie annunciate. Nessuno di noi ha fatto nulla. Quindi rivisitiamo tutti il modo di vedere la vita. E cerchiamo di cambiarlo in qualche maniera che sia l'ultimo fatto, ma so che non sarà così. Ora è successo a Colleferro, ma è successo anche un po' di anni fa ad Alatri, quel ragazzo che usciva dal pub ed è stato accoltellato. Sono tutte famiglie distrutte da un dolore incolmabile, quindi veramente cerchiamo di essere uniti, soprattutto le forze dell'ordine, controllate, vi prego, controllate, perché purtroppo questi ragazzi sono gasati, hanno voglia di emergere con il bullismo, con la prepotenza che poi li porta a non ragionare più e a fare questi gesti che poi sono tragici, ecco. Quindi io vi auguro una buona giornata, anche se insomma buone giornate non ce ne sono, questo è uno shock per tutti. Cerchiamo un attimo magari di cambiare nel nostro piccolo qualcosa. Siamo più solidali l'un con l'altro e cerchiamo di unire le forze per rinnovare un pochino il mondo. Io vi mando un bacio grande, buona giornata, insomma, e speriamo che non se ne sentano più di queste cose. Ciao a tutti.